Buon pomeriggio, buona mattina, buongiorno, buona giornata, anche alla francese, buona giornata a tutti quanti voi per essere qui. Io mi trovo in questa situazione di veste, poi vi farò magari qualche dettaglio ulteriore sulla mia figura un po', che vedo sempre un po' più strana nella manifestazione di Altanur, perché Altanur nasce in un certo modo, poi vi darò qualche dettaglio che è molto, molto divertente anche per agganciarci a quello che diceva il Presidente della provincia su come è importante fare, cioè muovere un movimento, diciamo culturale per volerci molto riempire la bocca, ma un movimento di idee, di scambio. Noi siamo qui per la prima edizione di questa manifestazione Le connessioni inattese, che appunto celebra questo decennale della fondazione dell'associazione, e la manifestazione inizia oggi con questo convegno la cui tematica fondamentale è il mito, il sogno, la realtà. Proseguirà poi nei prossimi giorni, perché non si esaurisce nella giornata di oggi, fino al 1° dicembre, con una serie di attività sul territorio della provincia di Napoli. Ecco perché poi è molto importante questa connessione proprio con la istituzione provincia di Napoli. In particolare ci sarà una mostra di arte digitale, un laboratorio di produzione video per studenti delle scuole superiori a cura del centro Linea d'Arco, quindi queste connessioni anche con altre associazioni che sono in interscambio con noi, un concorso grafico per gli allievi delle scuole medie, quindi una particolare attenzione per l'aspetto formativo, ma non formativo di tipo consueto, cioè di tipo inconsueto. E sabato 24 ci sarà una giornata tutta dedicata al fumetto, la scuola media Rodolfo Stanziale di San Giorgio a Cremano, grazie poi alla cortese disponibilità anche in questo caso del dirigente scolastico dottor Luigi Ciambella. Io voglio, in questo preambolo del convegno, dare subito luogo ai ringraziamenti, che sono innanzitutto ovviamente al Presidente della provincia di Rio di Palma per il grande supporto che ci ha offerto, considerando anche il luogo dove siamo ospitati, che è un luogo di prestigio per noi. La Regione Campania e il Comune di Napoli per il patrocinio morale, l'editore Bibliopolis, che è un editore importante della città, con edizioni di filosofia e scienza, che ci ha sempre sostenuto in questi ultimi anni, il Centro di Formazione Linea d'Arco per la preziosa collaborazione fornita nell'organizzazione di diverse manifestazioni, l'associazione Oltre il Chiostro, che ci ospita nella magnifica sala dell'antico refettorio, qui si mangiava, ok, e noi mangeremo di informazione, di cultura. In tutto questo discorso iniziale, questo preambolo, i doverosi ringraziamenti e la introduzione all'associazione, vorrei dirvi qualcosa di più sull'associazione. Io non so se sono pronte quelle 3-4 slide che dovevamo avere a disposizione, non so se ci sono o non ci sono. Ci sono? C'è una prima slide che è stata preparata, di cui no, non c'è. C'è. Allora vado a voce. Eccola qua, questa slide non significa nulla, cioè, almeno nelle mie volte. Questa qua è un deserto. No, neanche questa che è la mia. Questa qua è la sua, quindi non c'è, non è la mia. Ci sarà un giorno qualcosa. Non c'è. Va bene. Mentre il supporto tecnologico, che come vedete è diciamo, importante per il supporto umano, cioè noi e la tecnologia, io soprattutto con la tecnologia c'ho un rapporto che è veramente fantastico. Infatti vi raccomando di usare sempre un computer fisso, di quelli là pesanti che restano sul tavolo, cioè con un monitor, non usate i monitor a schermo piatto che si vendono adesso, eccetera, perché sono troppo leggeri. Perché la tentazione mia personale, quando uso il portatile, uso spesso soltanto il portatile, è quello di scaraventarlo dalla finestra e ci potete riuscire. Buttare via 2000 euro ogni volta non è proprio una cosa piacevolissima. Quando il computer è fisso, questa cosa è meno probabile, insomma, come faccenda. Eccola qua, dunque, questo è il logo dell'associazione, vedete, sono 10 anni di attività della nostra associazione Altanur. Due parole su come è possibile far nascere un'associazione di questo tipo, che non è una cosa, diciamo, gigantesca, enorme, però il suo lavoretto l'ha fatto nei scorsi 10 anni. Dunque,
qualcuno di noi prese un foglio di carta e una penna e scrisse una lettera alle persone che conosceva. E una lettera del tipo, ci è venuto in testa un po' di noi di fare una serie di incontri informali su cui dibattere e parlare su argomenti che non siano strettamente, vedete lì gli obiettivi della situazione, che non siano strettamente di pertinenza tecnica professionale, perché molti di noi appartengono a vari tipi di categoria con etichetta. Ci sono i medici, ci sono i fisici, ci sono i letterati, ci sono i politici, ci sono tutti degli aspetti frazionati della nostra cultura. La cosa interessante che emergeva 10 anni fa in qualcuno di noi è mettere insieme un po' di comunicazioni tra questi vari settori, tra queste varie cose, cioè tra le persone, indipendentemente dall'etichetta. Allora, si scrisse questa lettera e si mandò un po' in giro agli amici e conoscenti. Amici e conoscenti, qualcuno praticamente questa lettera non l'ha mai ricevuta probabilmente, alcuni sì, cioè un manipolo di personaggi, cioè un gruppo di 6, 7, 8 persone, si coagulò intorno a questa idea. Ci si vide intorno a una pizza, a una qualche cosa di simpatico, eccetera, e si mise su questo discorso associativo. Quindi la cosa parte abbastanza semplicemente e può partire in tante altre situazioni, quindi non è una cosa eccezionale, non ci vuole una grande situazione istituzionale per far partire un'associazione culturale, occorre semplicemente che 2 o 3 persone si mettano insieme e dicono vogliamo parlare tra di noi. Poi l'aspetto etichettante, l'aspetto istituzionale può nascere dopo.